Ben arrivati a tutti, ragazzi. Il mio avversario in questo primo giorno, in questa prima prova di un Isaac player contro Isaac player, è il buon Leomet. Ma buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera alla chat del Demone Blu Nazionale. Buonasera, grazie per avermi ospitato. Se mi permetti, io esplicherei cosa andiamo a fare oggi. Vai, hai detto che ci sposiamo, quindi lo hai no, annunciato. Ma stai zitto! Volevo finire alla fine della live, dovevamo dirlo. Queste saranno le 5 sfide nelle quali io e Leo andremo ad affrontarci. Chi ne vince 3 si porta a casa la gloria. La prima la vincerà la persona più veloce, ovviamente dal via, che completerà l'Isacol a livello di item e a livello di trinket. Apro l'Isacol. Ora, ragazzi, io non leggerò la chat, quindi potete fare quello che volete, ma io non la leggerò, anzi ve la chiudo. Siamo carichi, vai. Siamo carichi, sì. Ragazzi, dai, su, carichi, partiamo con questa sfida. Vai, 3, 2, 1, via. Senza indugio su segugio, con cosa si può iniziare? Un oggetto del patti col diavolo, vediamo se c'è. Pact, the pact. È un oggetto attivo, a posto, un oggetto attivo. Scriviamo un item a caso. Allora, tutto sbagliatissimo, perfetto. Un oggettivo casuale che non è né rosso né bianco. Facciamo suplex. È un quality 2, è un attivo, si trova nell'item room, ok. Non è né nero né arancione, non è di repentance, non si sblocca con un personaggio. Allora, è di livello 2 di Wrath of the Lamb. Ok, non è un passivo, quindi è un attivo. Un oggetto attivo che si sblocca con una challenge, esiste? Non è... Cerco di capire un colore, Plum Flute. No, perché no, è rosso. Porca miseria. Fatemi pensare ad un attivo. Auto jump. È di livello 1 auto jump. C'è un'ansia per sta roba, vi giuro, allucinante. Possiamo usare anche i patti, fanbrodo. Io direi che troviamo il colore. Forse la descrizione, sì. La descrizione è meglio. Keys doors. Facciamo la descrizione. Ok, key doors. Key doors. That's key. Nice. Trinket. Veloce col trinket. Bloody Penny. Più di 12 caratteri. È anche rosso. Wrath of the Lamb. Oddio, come si chiama quella delle chiavi? La Dead Ski? Ho vinto! C'è un trinket anche rosso. Io avrei vinto. Qual era il trinket? No, ma hai fatto l'oggetto. È oggetto e trinket. Via, si continua, okay. si continua. Allora, Mom's Locket. No, è sempre grey e red, ok, però è sia grigio che rosso. Ok, andiamo. Un trinket a caso. Fuck, un oggetto, un trinket sia grigio che rosso, più di 12 caratteri. Non è sbloccato su Afterbirth? Broken Magnet? Broken Syringe? Yes! Io avrei vinto. Hai indovinato il trinket? Yes! L'hai trovato? L'avevo specificato sia oggetto che trinket. Ah, hai trovato anche l'oggetto già? Sì. Il primo punticino lo prende il demone blu. Cazzo. Io già me la stavo tirando che avevo trovato l'oggetto. La regola è: chi perde decide la prossima sfida. Quindi Leo, a te la sfida. A te la scelta. No, per me possiamo fare dei rerun. Possiamo andare in ordine, allora facciamo la daily Vai, run. Possiamo fare in ordine, secondo me. Sì, a posto. Sì. Aspetta, ricordiamo alla chat che prende il punto chi fa il punteggio più alto nella daily run. Media tra punteggio e tempo. Amici, sapete tutti come funziona la daily run? Io so già che è con Magdalene a Mega Satana, quindi è bella lunga, eh? È bella lunga, sì. Allora direi che possiamo partire. 3. Nice. 2. 1. Via. Vai. Amici, veloci, si va. Si vola. Abbiamo già le chiavi, quindi è ottima come cosa. Dobbiamo completarla in meno tempo e con più punteggio di Leo. Cerchiamo di stare belli concentrati. Ci proviamo. Allora, ovviamente più oggetti prendiamo, migliora il punteggio, se non sbaglio. Però non abbiamo niente in questo momento e stiamo anche andando molto molto lenti. Dai, ma che brutto piano, madonna, sente lunghissima come cosa. Qua ci potrebbe essere la secret room. Ok, dentro cosa c'è? Va bene, niente di che. Fuck, è un rischio grosso come una casa, ma devo prendere Liv's mascara. Vai, vediamo che c'è nella treasure room. Oh, santo cielo, che brutta cosa questa. Però range up buono. Speriamo che in questo primo boss fight ci sia un tears up, sarebbe veramente perfetta come cosa. Ah, vediamo, okay. È comunque tears up, quindi devo prenderlo. Potremmo anche pensare di andare a il patto con il col diavolo, siccome le chiavi angeliche ce le abbiamo già. Non so più che altro se fare patti angelici o satanici, sapete? Prova angeli. Cazzo, però è un po' rischioso, sapete?
Gran bell'oggetto anche questo. Lazazel's Rage in realtà mi piace. Iolo, bisogna andare veloci qua. Ok, HP up. Saltiamo i patti satanici. Sto veramente perdendo troppo tempo, forse. Allora, fanculo invece la cosa. Direi che il card reading è ottimo per andare veloci. Card reading mi servirà tantissimo nei piani, negli ultimi piani, per andare veloce. Mamma mia, che fortuna. Questa mi porta nell'item, non se non sbaglio. Anima sola. Che oggetti strani. Andiamo, portiamoci il Mystery Gift. Andiamo nella Sacred Room. Vai. Merda, che schifo di oggetto. Ok. Da, placebo, vaffanbrodo. Speravo in qualcosa di buono io. Perché non lo becco? Perché non posso colpirlo? Non potevo colpirlo con anima sola, ma what the fuck? Come demone assi section? Ma che cazzo dite? Bastardi. Leo mette platinato il quarto file. Ovviamente. Yes. Mi piace Libra. Questa potrebbe essere stata la scelta migliore o peggiore della diretta, ragazzi. Da quando queste moschine ci sono anche nei piani normali e non solo nella fottuta, nelle fottute fogne? Gran brutta, abbastanza. Deve assolutamente darsi una svegliata, Staran. Ma volete morire voi? Perfetto. Dai, ok. Non farmi danno. Vai, dammi il patto. Cazzo, veramente? Steam sale, buono. Ho sprecato per sbaglio una bomba. Porca Eva. Devo usare la Golden Bomb qua. No, perché hai bloccato la moschina? Anima sola. La bloccherai il boss. Ok, via. Ah! Ma vaffanculo, va. Pezzo di merda. Dammi qualcosa di buono tu, ti prego. Va bene. Un po' di velocità che mi aumenta tutto il resto. Ottimo. Grazie, Libra. Stupida cacchina. Ok. Un altro tears up e basta. Che odio. Cioè, no tears up. Health up. Speriamo di trovare da mamma il patto. Buona la Smorrock. Ottima la Smorrock. Meno male, amici. Cioè, siamo anche contenti per star facendo fuori mamma, per farvi capire. Un po' assurda come situazione. Patto col diavolo trovato, let's go. Maniquas power. Fenomenale. E anche Death List può essere interessante. Facciamo la cosa. Adesso chiamo Leo, metto un attimo in pausa. E così ci ragioniamo anche con lui. Cazzo. Ma che fastidio questi qua. C'è la stanza peggiore che potesse capitarci, veramente. Ehi Leo, dimmi tutto. Aggiorniamoci un po', aggiorniamo un po' la chat. Come sta andando la situazione? Una vera merda. Una vera merda, vero? Una run molto molto brutta. Più che altro la tua chat mi è venuta a dire che tu avevi C-section, trollandomi chiaramente. Anche a me è uguale, bastardoni che non sono altro. Io ho già battuto mamma. Io stavo andando. Ok. Speriamo un po' nella dea bendata adesso. Riprendiamo allora, buona fortuna. Ok, e andiamo. Pedro. Questa è veramente, veramente una signora live. Ora ci stiamo sfidando contro il buon Leomet. E abbiamo anche un patto col diavolo, ragazzi. A posto, abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Card reading è stato assurdo da trovare. Oh, ma tutti questi danni? Cos'è che mi fa danno? Ma il fantasmino non l'avevo visto. Quanti punti hai fatto per ora? 10.000. Sono 5 di danno? Sì, abbiamo un danno bassissimo, però va bene così. Ho il doppio coltello perché ho il fantasmino vicino a me. Quello del trinket. Lo vedete? No, non lo vedete. Non so perché, ma è un po' invisibile. Non ci faremo troppe domande. Ah! E fantasmino è morto per una bomba. Va bene. Andiamo. Vai! Che prendo? Hello. Vai, mi serve danno. Perché ho fatto l'angelo? Non mi serve l'angelo, c'ho già la chiave. Vai, negativo e let's go. Stiamo qua. Chill. Qua tra l'altro prendiamo anche un danno intero. Quindi devo stare ancora più attento. Ma guarda che mi ha strozzato giusto quello che non mi serviva. Dai, Polycephalus. Sapete cosa, ragazzi? Io potrei anche fare lo sborone più totale e andare a fare Hush. Ma quasi quasi. Oh, un altro Soul Heart, grazie. Due Soul Heart, ottimo. Andiamo da Hush ora. Via. Incredibilmente poggers. Potremmo anche skippare Hush. No, non mi dà tanti punti. Dai, sconfiggere Hush, ragazzi. Wow. Mi sa che me la devo un poco rischiare e andare nelle corse, Drum, eh. Tanto se è già da Ash veramente lui, è già persa, quindi almeno vale rischiare. Dai. E dai! Pilloline. Ah, vaffanculo. Veramente, health down. Ma che cazzo? Quello mi ha colpito, ok, meno male. No, piano. Ash fuori, Ash vai giù, Ash muori. Cortesemente muori! Oh mio Dio, sono one shot! Oh mio...
Per l'amor del Signore. Se questo non è un salvataggio, ma chi vi fa questi salvataggi oltre a Demone, ah? Eh? Ma chi ve li fa? Tra un po', ragazzi, ci ricontattiamo con Leo. Secondo me lo facciamo un po' soltinare così. Leo bestemmia in live. No! Ora, con la bellissima utilità di questa. Facciamo fuori Satana prima che si risvegli. Ottimo. Nice. Ah, trolliamolo un po'. Leo. Sono morto. Eh? Ma che cazzo dici? Non è vero, ho aperto Discord, bastardo. Tutto a posto? Ho sentito che un po' bestemmiato, o sbaglio? Bestemmiato no, bestemmiato, però avrei voluto tanto farlo, veramente un sacco. Non è ancora detta l'ultima, io sono andato anche a Hush. Va, vaffanculo, va. Allora, io non andrei neanche a fare The Lamb, to be honest. Andrei direttamente forse a Mega Satana, no? Boh, possiamo aspettare un po'. No, dai, aspettiamo. Andiamo un po' con calma, tanto lui, è poretto, è ancora prima del cuore. Aspetta un attimo. Unicorn Stamp non è fortissimo. Oh! Yo, amici! Con Libra è un po' strano. 120 volt, perfetto, ragazzi. È perfetto perché tanto devo comunque andare vicino ai nemici. Ok, andiamo. Mamma mia, che fatica. Ah, ok, così, treasure room. Cioè, secret room. Ma guarda, che io oggi la mia vita lo sto proprio odiando. Guarda che blocca il vermino di merda. Ma che me ne faccio? Vai. Mi sa che muoio, ragazzi. Mi sa veramente che muoio. Un cuore a posto. Madonna santa, ma che oggetti. Io sono morto. Porca puttana, che paura. Tu sei morto? Sì. Lo so che ti ho fatto spaventare, ti ho visto. Ti giuro, mi sono preso la... Tu hai preso il mom's knife. Bro, sono andati fatti col diavolo. Porca di quella. Vuoi goderti la partita contro Mega Satana mia? Certo. Empress. Vogliamo che non si sa mai anche. Come si bulla di me in questo momento. Nah. Calcola che io avevo da Mega Satana, da Satana, avevo tipo 7 di danno. Ok, è stata una rana abbastanza lenta all'inizio e dolorosa. Poi a me si è un po' svoltata. Ma scusa, ma tu il smascarlo dov'è che l'hai preso? La prima item room. A me c'era un altro oggetto. Non ho idea del motivo. Ah, sai quale? La sacca di bombe. Mi era capitato il deck of... No, il deck of cards. Quello che rigenera le carte. E amici? Sì, però cominciare con il doppio del danno sicuramente è meglio. Certo. Compriamo i punteggi, mio caro Leo. E intanto Broken Model. Non voglio neanche leggerlo il mio. 439esimo di score e 271esimo di tempo. Bravi, bravi tutti. Bravi tutti. Al momento Demone 2, Leo 0. Però non è ancora detta l'ultima, caro Leo. Hai di nuovo tu la scelta. No, non facciamo in ordine, facciamo Infinite Craft, vai. Va bene, oh, questa è forse la mia preferita. Questa è quella che aspettavo più di tutte. Amici belli, ora apriamo Infinite Craft. E il nostro obiettivo è quello di trovare più oggetti di The Binding of Isaac in 45 minuti. L'oggetto, il nome dell'oggetto deve essere esatto, preciso. Citeremo tutti quanti gli oggetti trovati sulla sinistra e vediamo semplicemente chi ne trova di più senza consultare la wiki, mi raccomando. E direi, amici, che... Aspetta. No, alla chat di Demone. E con questa bellissima immagine direi che possiamo effettivamente andare a giocare. Andiamo allora. Ciao ragazzi, a tra poco. Andiamo. Io non so quanti di voi sanno come funziona, ma sostanzialmente è un gioco in cui unendo le sostanze qua, che sono qui, si ottengono altre cose. Voi, se sapete giocare, consigliatemi, ragazzi, mi raccomando. All'inizio, creare cose a caso è the name of the game. Rainforest, cose a caso, proprio letteralmente a caso sto puntando. Incenso, profumo. Mom's perfume? Quasi. Allora, noi, se vi ricordate bene, amici, dovremmo ricordarci come creare The Binding of Isaac, vero, su Infinite Craft? Perché ci abbiamo fatto un'intera diretta insieme. Si può creare anche la Bibbia, perché era Bibbia più Steam Games, una roba del genere. Baby, ottimo. Erte vulcano fa la lava. Niente. Ma quanti swamp mi sta trovando, dai? Vai nello spazio pianeti. Infatti pensavo a quello. Snowman, no. Ma il mouse che si è spento? Senza veri clue. Oh! Primo oggetto! Signore e signore, abbiamo il primo oggetto! Devo creare gli altri pianeti a sto punto. Bridge... Undefined. Non ci credo!
Undefined non è un oggetto, ragazzi. Sì, lo è vero che Undefined è un oggetto. Che culo assurdo. Earth e supernova cosa fa? Black hole. Siamo un po' fuori forse. Cielo e asteroide. Dove stava l'asteroide? Siamo troppo avanti con il black hole e con l'hole e con la cava. Santo cielo, che difficoltà questo gioco. Steam, ok. Steam e plant fa il tè. Ma che cazzo? Book più incenso? Sì, non è male come idea. Incense. Dai, cacchio, come... Non puoi non... Più wood, cupid più wood. Arrow. Dai. Mi sa che non va bene. A heart. Heart, se non sbaglio, è un oggetto, giusto? Ah no, è less than three. Allora, cambiamo stile. Piggy... No! No, piggy bank! No, 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 no. Piggy bank, più home. Pig pen, più town. Eccolo! Piggy bank! Abbiamo trovato 30 parole in totale. Aspetta che gli dico una cosa. Leo, un consiglio. Volevo dire, spamma a caso. È quello spamma che sto facendo. Ma unisci veramente tantone parole completamente a caso all'inizio in modo da avere tanto range. Non ho trovato nessuna parola. Ah, in generale come... Sì, è... In generale, sì, in generale. Va bene. Non aver paura di spannare. Okay, ci provo, grazie. Ragazzi, proviamo, vai. Ok, eruzione con terra cosa fa? Vulcano, sempre sto cazzo vulcano. Materia, materia oscura. Dark matter, primo item. Non c'è un item che si chiama dark matter su Isaac. Ma scusami, ma sto impazzendo. È vero, dark matter è un item. Sono stupido, non ci avevo pensato. Anche black hole, sì, infatti l'avevo messo. Pianeta, abbiamo un pianeta, fermi tutti. Dai pianeti possiamo arrivare potenzialmente a qualche item del planetario. Volevo dire, da time o da qualcosa del genere possiamo arrivare secondo me all'hourglass. Time più sand, dov'è sand? Riddle. Past più sand. Nice! Yes! Un'altra! Le partite ne ho trovate 2 in 10 secondi. Urca miseria. No, 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 no. Pan? Perché pan? Pancake. No, i pancake sono della mod. Wind più earth che fa dust. Ok. Allora, abbiamo i pianeti, amici. Star più heart. Ma puoi darmi il sole? Dai che è un oggetto del planetario. C'è celebrità. Pluto! Eccolo qua. Fish? Pisces! Sono molto in difficoltà. Clock, si può unire con qualche cosa? Time bomb. Abbiamo... Ok, le bomb. Boom. Unicorn. Yeah, unicorn ci sarebbe più o meno, però non va bene. La spa va bene, ok. Planet e fog. Venus, grazie, grandissimo. Cake, era anche qualcosa, brownie, chocolate più farm. Yay! Più ring. Chocolate milkshake. Chocolate Milky Way milkshake, ovviamente. First discovery, chocolate Milky Way milkshake pancake, let's go. A religione più chocolate milk. Chocolate G. No, pianeta, ovviamente. Pluto, plum. Bave plum. No, candy, mysterious candy. Mai più. Money equals power. Mai più. Da money a dollaro un attimo. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Money. Uniamoli insieme. Gold. Mind the touch. Gold più legend. Fermi un attimo, Attenzione. Mi sa che gira sempre intorno a Mida e gold. Peccato, ragazzi. Allora, money più Europa. Euro più US America. Dollar. Nice. Facciamo Shoop. Quando lo trovi Shoop da Whoop? Io ero convinto che pianeta più ice venisse Uranus, invece viene Snowball. Planet più ice. Ma come? Cristo. Death. Abbiamo un minuto. Almeno ancora un altro oggetto. Bible più death. Ma perché? Ma che cacchio è? Sushi. Obama sushi. No. Gli Aquarius. Euro Pisces, what the fuck is this? Ah, sta per finire il tempo. Revelation? Revelation è un oggetto. No, Revelation non è un oggetto. È un oggetto. È vero che è un oggetto Revelation. Nice. Time travel, no. Ah, fine. Stop. Fuck. Stop al tempo. Stop al televoto. Stavo venendo da te. Non so a te, ma a me è volato. Sì, è volato, ma è stato un incubo. Non ho trovato tipo 4 parole. Veramente? Ma poi mi compariva il cazzo di Yeti di continuo. Cioè, qualsiasi cosa porta allo Yeti su Infinite Craft, a quanto pare. Lo so, c'era un loop, ragazzi, c'era un loop. Però vabbè,
Vediamo un po' i risultati. Ah, Dark Matter, Black Hole, Earth, Venus. Earth non vale in realtà. Earth non vale, ok. In realtà sarebbe Harlequin Baby, però Baby non c'era e quindi... Ma te lo facciamo passare, dai. Io, mio caro, ho trovato un po' di cose. Venus, in qualche modo ho trovato Undefined, che non ho idea. Che cazzo hai fatto? È uno dei primi, guarda, l'ho trovato tipo qua. Non so come. Black Hole, Pluto, ho trovato anche come oggetto planetario. E Chocolate Milk, non Milk, ma Chocolate Milk. E Revelation all'ultimo, completamente a caso. Ma è vero che è stato Trump? Non è una fake news? No, ma Trump si trova come niente. US America e White House viene Trump. Ma se fai US America più Trump, viene punto di domanda. Va bene. Sì. Niente, 3-0. Io no, in Minecraft non l'avevo mai giocato, quindi per me era anche un'esperienza nuova. Allora, ho vinto, dai, super evviva, yeah. Però andiamo avanti, insomma. Ancora un po', perché no? Ok, andiamo su Buckshot Roulette allora. Esatto. Questa è una challenge su The Binding of Isaac che simula il gioco Buckshot Roulette. Era una specie di roulette russa contro un altro mostro, un avversario con un fucile a pompa in mano. Qua l'obiettivo non è andare veloci, è chi muore più tardi. Cioè, esatto. Nel senso, 3, 2, 1, a dopo. Vai. Allora, non ho mai giocato questa mod, prima volta. Roulette Rules Note, how to play. Oh wow, che figata. Allora, ho 4 colpi che danneggiano, 2 colpi a salve. Hands off the shotgun's barrel, making it deal double damage on the next shot. Allora, secondo me, siccome abbiamo 4 colpi che fanno male e 2 che non fanno male, io userei la hands off e spariamo al tipo. Era a salve. Porca miseria, che palle. Ah, io sarei morto. No, sono morto anch'io. Sono morto anch'io perché stavo ancora capendo gli item in realtà. Perché sono un po' diversi. Fammi una roba. Dimmi. Capiamo ancora un paio di volte e dopo ci diamo il try ufficiale. Va bene. Ok. Uè, com'è? Sì, si può fare, si può fare. Ma andiamo. Come la facciamo? Alla meglio di tre o sfida unica? Secondo me una secca è più ansiogena. E devi giocartela come si deve. Va bene, e allora facciamolo. La sfida ha inizio. Ora concentrati. Qua sono quasi tutti che fanno male. Io qua me la rischierei. Anzi no, perché devo rischiarmela? Solo 2 cuore lui. Questo fa male. E con la Hanzo gli facciamo doppio del danno. E il primo piano è già andato. Easy. Che fortuna. 2 cariche, tutto il resto scarico. Usiamo subito gli oggetti. Ok, scarico. Provo a sparare a me. Scarico, buono. E quindi questo potrebbe essere carico. Andiamo. Perfetto. 3 carichi e 1 scarico. 1 e 1. Facciamo una cosa. Carico, ok. 1 e 1 è terribile, però con la birra posso capire. Ok, ora me lo sparo. Farei una cosa. Invertirei questo e gli sparo. Nice. Era uno che mi faceva bene, ma l'ho invertito e gli ho sparato. Very nice. Si è suicidato. Vai. Dai. 4 e 3. Fuck. Fa culo. Non essere a salve, ti prego. Sì. Ha solo un cuore lui. I fulmini sono i suoi cuori, per chi non lo sapesse. No, si è curato i 2, bastardo. Ok, 2 e 1. Usiamo l'handcuffs. Dai, spariamo. Buono. Questo è 50 e 50. Ma ci curiamo un attimino. Secondo me qua ci possiamo sparare. Oh, la schivata. E ora sono tutti a salve. Non è vero. E ora sono morto. No, 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 no. Oh mio Dio, che culo, erano entrambi a salve. Io devo fargli male ora. Ok. Dimmi che ha salve. Vai. Buono. Lo ammetto, sono morto. Ok. Ero al terzo piano. Tu sei già anche ero al terzo anch'io. Vai. Vediamo se la fai almeno tu. Ah, ok. So, era scarico. Dai. Hai mai provato a schivare i suoi colpi? Io una volta ci sono riuscito. Ci ho provato, ma è impossibile. No, una volta sono riuscito. 2-1. 2 carico e 1 scarico. Sparo, vai.
Ok, ha solo un cuore, quindi dipende molto da cosa succederà. È morto! È morto? Si è suicidato usando un tuo coso. Leo, una te la sei portata a casa. Ci tenevo a ringraziare mia madre per il supporto da casa e... Passiamo all'ultima sfida? Vai! Completare il prima possibile una boss rush in una run con lo stesso seed sia per me che per Leo. Se non ce la facciamo, metti che andiamo oltre i 20 minuti, che moriamo, eccetera, possiamo resuscitare, ma dobbiamo usare sempre lo stesso seed. Quindi sarà un equilibrio tra velocità e decisione. Così c'è... Buona strategia, ecco. Ragazzi, non si perde tempo. Se moriamo possiamo ricominciare, non è la fine del mondo, perché the name of the game è andare veloci. Belly Button mi dà due trinket, Little Clot e mi prendo anche il tick io, ragazzi, perché il tick toglie della vita ai boss. E non so se Leo lo sa questa cosa, spero che non la sappia. Così non lo prende. Andiamo, velocissimi. Belly Button, niente di che. Beh, va bene. Questo potrebbe non essere male come trinket, pensiamoci, perché ci toglie un sacco di vita ai boss. Prendiamolo. I Can See Forever, buono. Buono. Una mega I Can See Forever. Holy shit. Con la rune bag. Forse questa potevo provare a rollarla. Sapete cosa? Potrei rischiare e fare una strategia pazza. Resettare ora e vedere se con la rune bag oppure con l'item room c'era qualcos'altro. Faccio questa scelta. Scelta pazza, tanto il seed è sempre quello. No, non esattamente fantastico il heart. E invece, nella secret room? No, a posto. Che palle. Abbiamo perso tempo allora. L'ho messa la moda del caciocavallo, ovviamente. Cazzo. No, prendiamolo. Vorrei avere tempo di rerollare, ma non si può. Cazzo, la bomba dovevi prenderla, però, bastardo. Ok, Sintoil, andiamo. No, questo possiamo rerollarlo. Vai. Ball of Tar, va bene, rallenta. È comunque un oggetto discreto. Ottima la siringa del danno fin da subito. Sapete cosa potevo tenermi? La Sleep, potevo rerollarla. Shit, potevo tenermi la Horse Pill per il secondo piano, perché tanto sapevo già il layout del primo. Qua l'ho un po' trollata. Entro anche qua dentro. Va bene, meglio. Cosa facciamo, ragazzi? Patti col diavolo o con l'angelo? Io direi che almeno andiamo a controllare cosa c'è dentro il patto col diavolo. Tears vanno bene. Little Brimstone e Ghost Baby. YOLO. Sono pazzo, sì, ma pazzo per Gesù. Voglio giusto entrare qua dentro. Buonissimo! Buonissimo! Ti prego, dammi il patto. Grazie. Questo è buono per pulire le stanze. Pentagram, ok. Cazzo, siamo usciti. Va bene, Little Brimstone è ottimo. Non fa niente, non fa niente morire. Vorrei veramente trovare lo shop, ma non sarà mai da questa parte. Ok, shop, meno male. Ragazzi, non mi interessa. Facciamolo. Può andarci molto bene e molto male, ma vale la pena rischiare. Guarda, giusto con lui che ci dava l'item della Devil Room. Chaos, holy. Lo prendo? Lo prendo. Via. Ho preso Chaos poco prima di The Fallen, che mi dà... oggetti del patto col diavolo. Io voglio morire. Ma vaffan brodo. Mi tocca prenderlo perché ho poca vita. Che palle. Ok, buonissimo. È un astronauta, Cazzo. Porca puttana. Che oggetto di merda. Mamma mia. Ma cosa vuol dire che ha mamma, Leo? Ma sei serio? No, non dovevo prenderlo. Ora sono ancora più lento. Sono un idiota imbarazzante. Più velocità. Va bene, guardate che va bene, ragazzi. Patto col diavolo, per favore. Che schifo, la Brown Nugget, ma Cristo. Va bene, conjoined. E un oggetto per un coso di vita. I Can See Forever. Siamo, ragazzi, al quinto piano di 6. Stiamo per arrivare alla boss rush. Io non so come, ma sembra una run anche discretamente bella questa. Un po' iolata, ma discretamente bella. Sono ancora in tempo. Lo so. Però... non sto messo bene. Ma guarda la puttana, Bob's Brain. Non ti prendevo da 7000 anni. Ora capisco perché. Il Dead's Lost Coin. Let's go. Bob, va bene. Via. Sisters. Holy fuck. Non ho velocità. Patto, niente patto, Bursting Sack, che schifezze! Ma per amor del signore. Più danno e più velocità. Va bene, devo andare all'item room per ora. Dai. Un bel oggetto, ti prego. Ma vaffanculo a tua mamma. No, vaffanculo di nuovo, Tears Down. Speed Down, ovviamente. Siamo in tempo per la boss rush, Dai!
per chi è appena arrivato e soprattutto... questa è ottima. Devo farlo, raga. Ho pochissimi cuori, eccetera, eccetera. Mi serviva la botfight, eh. Via, 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 via. Solo Flilith! Quella potrebbe essere cataclismica. Rivoluzionaria. No, schifezza più totale. No. Vaffanculo. Ok, non siamo assolutamente in grado di fare mamma. Cazzo. Shit. Addio al patto col diavolo. Buono. Danno, ovviamente. Danno. Vai. Rubber cement. Che faccio? Prendo rubber cement? Vai. Ma tu sei veramente un cesso. Dai. Iniziamo a correre. Ok, ottimo, ottimo, ottimo. No, ragazzi, è fortissima la solo viv. Stiamo scherzando. Ci sono 14 uccellini che attaccano qualsiasi cosa. Ho vinto. Solo Jacob Esau, YOLO. Un altro tier sub di pillola, va bene. Dai, Bob, fai il tuo cazzo di lavoro una volta nella vita. Bravo. Dai, 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 dai. Non so quanto mi manca, sinceramente. Mamma mia, se non l'ho visto arrivare da dietro. Un'altra solo di Jacob Esau, YOLO. Ecco, calma. A dirci che ci capisco poco è... è un eufemismo. Vai! No, chi è? Monstro 2. Nice. Blackheart. No. No, porca puttana. Vaffanculo. Vieni qua. Ho perso all'ultima wave. Sì, ho vinto. Ho perso all'ultima Cristo di wave. Ma veramente? Te lo giuro su Dio. Mi è saltato monstro addosso. Ho fatto un recuperone che tu non hai idea. Ma veramente per 10 secondi ho perso. Ti giuro, stavo lanciando un porco in live che mi avrebbero bannato probabilmente. Tanto mi devi una rivincita, lo sai, sì. Hai voglia, certo. È stata quella, una diretta quella. Divertentissima. Da rifare assolutamente, in qualche altro modo. Vi è piaciuta, ragazzi? Vi è piaciuta come idea? Fate una coop veloce. Non si può fare le coop, purtroppo. Non si possono fare ancora le coop, mannaggia.